8 dicembre. Anche se può sembrare strano, le renne, il giorno dopo l'allenamento, erano sempre molto stanche. Per loro era davvero un grande sforzo riuscire a esultare come chiedeva Babbo Natale, anche se poi sapevano che sarebbero state ripagate della loro fatica. Una buona esultanza assicurava sempre un'altrettanta buona riuscita dell'impresa. Quella mattina, però, le renne non ebbero modo di riposare come avrebbero voluto, per via dei rumori provenienti dalla cucina. Babbo Natale aveva deciso di preparare i suoi biscotti allo zenzero, quelli che, inzuppati nel tè natalizio speziato, inebriavano l'aria di profumi caldi e accoglienti. Mancano farina, uova e zenzero. Lo zucchero ce l'ho, ma di certo non mi basta. Questa volta vorrei riuscire a fare almeno un biscotto per ciascun bambino e bambina. Ogni anno era la stessa storia. Babbo Natale cercava di fare i biscotti per tutti e tutte come dono da parte sua, ma alla fine i dolcetti, non si sa bene come, finivano sempre prima del 24 dicembre, nonostante cercasse di metterli da parte. Sarà il caso che faccia un salto alla drogheria del villaggio per prendere gli ingredienti che mi mancano. Pensò tra sé Babbo Natale, mentre si infilava il cappotto e usciva dalla porta, senza essersi neppure accorto che aveva ancora ai piedi le pantofole e in testa il cappellino da notte. Babbo Natale, tornato dal villaggio con sacchi di farina e zucchero, contenitori di uova, zenzero e le spezie segrete, si mise al lavoro. Le renne accorrevano sempre quando sentivano odore di dolcetti fatti in casa e cercavano di affacciarsi tutte alla finestra della cucina, incastrando gli uni sopra gli altri i loro nasi. Volevano vedere come si preparavano e speravano anche che Babbo Natale, cotta la prima teglia, aprisse la finestra e facesse assaggiare loro qualche dolcetto. Rudolf, che non trovava spazio tra tutti quei nasi, decise di bussare alla porta. Babbo Natale gli aprì e disse: «Rudolf, non è questo il momento di...» Non fece neppure in tempo a finire di parlare che la renna era già entrata in cucina e, seduta al fianco del tavolo, osservava gli ingredienti e le formine. Le altre renne, da fuori, guardavano stupite la scena e Babbo Natale, un po' incredulo, non poté fare che chiudere la porta alle sue spalle e continuare quello che stava facendo. Ad uno, i biscotti pronti venivano messi in delle scatole di latta, le une impilate sulle altre, e Rudolf chiudeva col coperchio quelle piene. Quest'anno mi sembra che i biscotti siano ancora più buoni del solito. Sono così croccanti e profumati. Che bontà! Pensava Babbo Natale, sgranocchiandone uno con gli occhi chiusi, mentre spargeva farina per tutta la cucina, saltellando di qua e di là. Approfittando della distrazione di Babbo Natale, Rudolf aveva preparato delle scatole anche per le sue amiche, che invece se ne erano accorte come e aspettavano impazienti il loro turno per l'assaggio. Mentre in casa il forno acceso e la stufa diffondevano un calore tepido, fuori la neve era cominciata a scendere più fitta del solito e il vento a soffiare più forte.